Cari amici, buonasera, bentrovati. Eccoci insieme per parlare dei mercati finanziari in una settimana che è la prima settimana dell'anno appena terminata, che è chiuso con movimenti realmente importanti, per certi versi anche impressionanti, soprattutto alla luce del fatto che il paradigma che ci aveva accompagnato per gli ultimi giorni e le ultime settimane del 2022 sembra essersi completamente ribaltato. Ma andiamo con ordine, cerchiamo di capire quello che è accaduto. I dati sui payroll sono usciti, i non-farm payrolls, quindi gli occupati del settore non agricolo venerdì scorso negli Stati Uniti, sono usciti migliori delle attese. E dati migliori delle attese, fino a prova contraria, almeno fino alla fine del 2022, significavano borse in ribasso e dollaro in rialzo. Perché? Per il semplice fatto che il mercato si attendeva una Federal Reserve ancora hawkish, e così è di fatto, e il mercato si attendeva quindi nuovi rialzi da parte della Banca Centrale e non si capiva dove fossero, diciamo, dove fosse il pivot dei tassi, dove fosse posizionato il massimo presumibile che i Fed Funds raggiungeranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Quindi la sensazione era che sostanzialmente le good news sul mercato fossero interpretate e diventassero bad news sui mercati finanziari, con le borse in ribasso e il dollaro in rialzo, nel momento in cui dati americani mostravano resilienza dell'economia a stelle strisce. Quello che è successo venerdì è un cambio di paradigma ed è realmente importante il movimento di venerdì scorso, perché da un lato ci fa capire che molto probabilmente il mercato stia già scontando un pivot dei tassi e stia scontando una Fed leggermente più dovish prossimamente e nelle prossime riunioni, cioè una Federal Reserve che accetterà di fatto l'idea di una recessione che possa essere, speriamo, una soft landing piuttosto che un hard landing che potrebbe realmente preoccupare poi i mercati e cambiare nuovamente questo paradigma. In ogni caso, quello che sta succedendo in questo momento e quello che è successo venerdì è un qualcosa di diverso dal solito, ovvero dati migliori delle attese hanno portato le borse a salire e il dollaro a scendere. Questo è un cambio di paradigma perché il mercato sconta già di fatto una cosa: i dati sui payrolls hanno dimostrato che l'incremento marginale di occupati continua a calare nel medio termine, il che significa che mentre nel 2021 circa 5 milioni, circa 500, scusate, mila persone hanno trovato posto di lavoro ogni mese, nel 2022 questo numero è calato a 375 mila. Quindi sostanzialmente in questo momento il mercato si attende che i prossimi dati americani saranno più negativi, saranno tendenzialmente, anche se ancora magari in qualche occasione positivi, avranno una tendenza marginale al ribasso rispetto ai dati precedenti. E questo significa che la Fed arriverà presto al pivot sui tassi, che ora è visto appena sopra il 5%, mentre in precedenza qualcuno pensava che si potesse arrivare addirittura forse al 6%, e qualche dichiarazione di banchiere centrali americano l'aveva lasciato intendere, e aveva lasciato proprio capire dalle parole che venivano espresse che i Fed Funds avrebbero potuto arrivare anche al 6%. Va bene, in questo momento quindi la situazione è abbastanza complessa, nel senso che il movimento di venerdì scorso, se lo andiamo a vedere su 30 minuti, è stato realmente impressionante, nel senso che dopo il dato abbiamo visto un minimo di euro dollaro a 1,0481 e immediatamente il mercato è partito e ha fatto tutto il pomeriggio a salire, anche successivamente quando sono usciti i dati sull'ISM peggiori delle attese, a conferma che forse il mercato crede di più ai fatti e a questi incrementi marginali in calo piuttosto che alle dichiarazioni dei banchieri centrali della Federal Reserve che continuano a reiterare, l'hanno fatto anche venerdì scorso, la necessità di alzare continuamente i tassi, anche se magari a un ritmo inferiore, per andare a combattere l'inflazione che ancora non è arrivata al punto desiderato. E a tal proposito, la settimana entrante ci propone proprio il dato sull'inflazione americana, un'inflazione americana che potrebbe scendere dal 7,5% al 7,1% al 6,6%, che potrebbe essere la lettura più bassa dall'ottobre del 2021. Quindi una situazione che potrebbe cambiare questo scenario e confermare l'andamento dei mercati di questa settimana, o meglio della settimana scorsa, che potrebbero essere confermati anche da domani mattina. Lo vedremo. Certamente qualche correzione ora sembra dovuta, ma il mercato è stato importante, il movimento del mercato è stato significativo, i target di euro-dollaro, soprattutto osservando il CME a Chicago, quindi le posizioni sui futures, dimostrano che gli istituzionali sono decisamente long euro e non accennano a cambiare le proprie posizioni e a cambiare il proprio sentiment nei confronti del biglietto verde della moneta unica, mantenendo posizioni che sui futures a Chicago, pensate,
arrivano quasi ai 20 miliardi di euro, che sono un campione di circa 5% del mercato, quindi se tanto ci dà tanto, potrebbero esserci circa 400 miliardi di euro dollaro long sul mercato da parte di big institutionals e di big players. Questo lo vedremo. In ogni caso, i target di euro dollaro sembrano posizionati a 1,715 inizialmente, 1,730. Se andiamo a vedere i grafici giornalieri e settimanali, forse potremmo vedere anche livelli superiori, intendo dire 1,860 e addirittura, perché no, 1,1140. Quindi questa settimana sarà significativa al riguardo, perché oltre a questo ci saranno anche i dati sugli utili delle grandi banche americane. Quindi abbiamo Bank of America, BlackRock, JP Morgan, Chase, e lo stesso Wells Fargo. Quindi avremo tutta una serie di risultati che saranno sicuramente, e sono attesi positivi, che saranno sicuramente un bel market mover di mercato. Usciranno anche il PIL inglese e il PIL tedesco la settimana prossima, e se dovesse venire fuori qualcosa di significativo, potremmo anche iniziare a vedere una recessione e un rallentamento economico importante nel vecchio continente, soprattutto alla luce, diciamo, di questo rallentamento globale che è atteso e che si vede anche dai prezzi delle materie prime, con il petrolio, i due petroli, il WTI da un lato e il Brent dall'altro, che continuano a oscillare tra 75 e il petrolio WTI tra 70 e 75, il Brent oscilla tra, diciamo, 80 e 85. Quindi la sensazione è che ci sia un calo della domanda a tendere globale, e il mercato in anticipo sta già scontando questo calo della domanda globale. E sta già scontando, secondo noi, il pivot dei tassi in generale. Ora andiamo a vedere qualche altro tasso di cambio che potrebbe essere importante questa settimana. Andiamo a vedere il cable, che ha una situazione di hammer importante sul grafico settimanale. Guardatelo qua, e potremmo partire e andare anche verso 1,24,60, tornare sui massimi. Quindi la situazione sembra assolutamente contro il dollaro. E se andiamo a vedere il dollaro yen, il movimento di venerdì, che tra l'altro, vi ricorderete, eravamo al question time. Ammetto candidamente di non aver visto il mercato, perché avevo ipotizzato un altro leg rialzista da parte di dollaro yen, che invece è crollato e a questo punto potrebbe anche tornare sotto 130 e andare a 129,5. Ci sono altre valute da guardare, le oceaniche per esempio, con Australia dollaro che è arrivato sui triplo massimo precedente, se andiamo a vedere un grafico 4 ore, e a questo punto un eventuale breakout porterebbe i prezzi almeno a 71,40, quindi abbiamo 300 punti di margine, forse un po' di meno, 260 su Australia dollaro, e forse anche su Nuova Zelanda dollaro abbiamo la stessa situazione. È abbastanza evidente, anche se è leggermente in ritardo, ma il target di 65, che è circa 150 punti dai livelli attuali, è possibile, e eventualmente un eventuale breakout porterebbe i prezzi in area 65,80. Per questa settimana abbiamo terminato. Rimanete con noi, mettete un like sulla pagina degli amici di ActiveTrades, una pagina YouTube ovviamente. Ci vediamo la settimana prossima, sempre insieme, e arriveranno i big players, perché fino a prova contraria in questo momento sono ancora un po' alla finestra, hanno le posizioni ma non sono ancora entrati a mercato, per cui potremo vedere movimenti realmente importanti. State attaccati ai prezzi, osserviamo anche l'andamento delle materie prime. Buona serata, buon fine settimana, e soprattutto buon inizio settimana e buon trading. Alla prossima.